Ok, buongiorno a tutti. Off topic, complimenti al nostro Gigi Monticelli per il podio nel Barum che non era, cioè era veramente un rally difficile e insomma salire sul podio è sicuramente una soddisfazione. Io ho saltato questo evento. Ho saltato tantissimi eventi per potermi dedicare allo sviluppo e questo evento però l'ho saltato volentieri perché si trattava di finire un progetto iniziato tanto tempo fa. A proposito, allora, questo video è dedicato, cioè indirizzato ai beta tester di Navigator. Quindi, insomma, se vi interessa l'argomento, seguitelo, altrimenti cambiate canale. Sostanzialmente, allora, proseguiamo a la spiegazione iniziata ieri e dunque so che siete anche ansiosi di vedere un po' Navigator all'opera e adesso dopo qualche approfondimento andremo anche a farci qualche test quindi allora, fatemi intanto aprire la chat così leggo un po' se mi state scrivendo insulti o cose varie, che sempre cosa buona, che magari abbiamo un po' di interazione in più. Allora, è tanto tempo che non faccio streaming su YouTube, nel frattempo hanno cambiato tutto e questo mi sconvolge perché non trovo più le cose. Però vabbè, dai, andiamo avanti lo stesso. Comunque, allora, ci eravamo fermati ieri. Praticamente vi avevo fatto non notare, mi preme soprattutto farvi notare le differenze tra il co-driver, come funziona il co-driver di RBR e come funziona Navigator? Questo perché, come vi ho spiegato, Navigator non è un progetto nuovo, ma è stato iniziato. Tra l'altro, ieri ho detto una piccola imprecisione perché vi ho detto che è stato iniziato nel 2018, ma non è vero, è stato iniziato già nel 2017 e appunto ci ho lavorato su per tutto il 2017 e il 2018 e poi il progetto si è fermato e è stato ripreso nel 2020. Quindi diciamo, nell'esperienza fatta durante lo sviluppo della prima release, ecco, mi accorgevo che qualcuno tentava di utilizzarlo come se fosse una versione evoluta di quello che era stato già fatto. E questo ha creato problemi perché se uno, diciamo, non il tester dovrebbe innanzitutto comprendere, entrare, sforzarsi, almeno sforzarsi di entrare nella logica, nell'idea, dello sviluppatore per poter utilizzare il software così per lo scopo per cui è stato concepito. Invece, all'epoca avevo dei tester con cui ho finito per discutere perché loro prendevano il software e tentavano di utilizzarlo come se fosse un'evoluzione, cioè una versione un po' più evoluta di qualcosa che già esisteva. E così non era, almeno poi chiaramente quando stai nella fase di sviluppo hai tutto chiaro nella tua mente, ma questo non è ancora chiaro nello stato di avanzamento del software, quindi per te è chiarissimo quello che puoi fare, naturalmente per le persone che stanno utilizzando il tuo software non è così. E quindi è difficile fargli capire le tue idee, è difficile fargli capire in che direzione vuoi andare e farti seguire. Questo è il problema. Siccome non vorrei che questa storia si ripetesse, appunto, ho pensato di fare questi video di approfondimento per
Per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio. Allora, ieri vi ho fatto vedere come esportare Node da RBR. Vi anticipo che ci saranno due sistemi poi nella release finale per creare le node da zero. E una è questo, uno è l'import BTB, quindi si va a importare le node direttamente a esportare da RBR, l'altro è importa telemetria. Allora, per importare la telemetria sarà necessario aspettare il completamento di un altro add-on a cui sto lavorando, che è il Telemetry. E il Telemetry sarà in grado di salvare appunto la telemetria e poi questa la potete esportare la potete importare, scusate, in Navigator. Quando importate la telemetria, Navigator fa il lavoro che anticamente faceva Live, cioè nella prima release c'era un sistema che analizzava la guida così mentre stava guidando o anche durante il replay. E prendeva i dati da lì. Però, diciamo, siccome al momento questo, ecco, diciamo, questo sistema nel tempo si è rivelato in realtà poco preciso, diciamo, e sicuramente poteva essere migliorato, ma uno dei modi per migliorarlo è proprio far avvenire tutto quanto offline, cioè praticamente non dal vivo, ma semplicemente con l'analisi di un file di telemetria. Quindi praticamente importare la telemetria è l'equivalente di quello che veniva fatto dal vivo in pratica nella prima release, e soltanto che adesso avverrà in una maniera molto più evoluta. Si potrà addirittura importare prima la BTB, dopodiché importare la telemetria, e con l'importazione della telemetria si andranno a co correggere ulteriormente, cioè il programma potrà sfruttare le informazioni della telemetria per andare a migliorare quello che già ha importato dalla BTB, il che vuol dire che, cioè, l'idea è che se tu hai delle informazioni, usale nella maniera più corretta, no? Cioè, tu hai già delle note che sono buone, si spera, in RBR. Bene, prendi quelle note, dopodiché importa la telemetria, vai a analizzare ulteriormente la telemetria per capire se magari, ok, cioè, sei passato sullo sconnesso oppure su un dosso, tutte quelle informazioni che non ci sono, non ci potevano essere nella BTB, ecco, che ne so, prendere la lunghezza delle curve con maggiore precisione e utilizzare queste informazioni per migliorare ulteriormente le note. Ok, questo sarà possibile quando poi nella release finale ci sarà l'import telemetria. Per adesso nella beta vedete soltanto l'import BTB, e lo scopo, del test della beta è proprio quello di fare in modo che questa importazione sia quanto più precisa possibile, perché come vi ho spiegato ieri, la bellezza, quello che veramente differenzia Navigator da un altro sistema di eco driver, dalla maggior parte dei sistemi di eco driver che vedete nei giochi, è che Navigator è dotato di parte di un editor molto user friendly. Ma è dotato di un sistema che vi assiste, cioè vi semplifica la notazione, che vi semplifica le note, che vi unisce determinate, vi calcola il modo migliore di fare le chiamate. E questo è
sistema che va cioè andrebbe al di là dello scopo di molti, la maggior parte dei software commerciali, che si limitano a dare al co-driver un modo di fare le chiamate. Ecco. Ok, quindi cosa succede? Che quando però questo sistema non è preciso al 100%, io vi ho fatto un esempio ieri, un esempio semplice, quando abbiamo per esempio due curve consecutive collegate, Navigator analizza tutto quanto e capisce che quelle due chiamate vanno unite, quindi prende queste due chiamate e le fa diventare una sola. Ma ce ne sono altre di queste situazioni. Per esempio, ci sono quella che adesso andremo a vedere, un altro sistema che si chiama, diciamo che è quello delle combo, cosiddette combo. Praticamente è un sistema con il quale Navigator analizza le chiamate, analizza la serie delle chiamate, guarda avanti un certo numero di metri, decide di accorpare le chiamate cioè due o più chiamate, decide di accorparle in una sola, formando quella che appunto si chiama una combo. Andiamo a vedere quando questo succede. Allora, ieri avevo esportato la Zverice, quindi l'ho salvato come 99.ini. Questo è il file esportato da RBR. Lo importiamo. Ecco, allora andiamo a vedere quando una tipica situazione in cui si è formata una combo. Ecco, qui ne vediamo tante. Praticamente ogni volta che voi trovate vedete che ci sono delle note in bianco e delle altre che invece in grigio. Tra l'altro, su quelle in grigio, fateci caso, manca la descrizione della nota corrispondente. Questo non è casuale, ma appunto indica che praticamente questo gruppo di tre note forma una combo, cioè dove praticamente la prima nota è in bianco e le successive due sono in grigio perché Navigator ha preso queste due chiamate e le ha accorpate qui. Ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anziché, cioè normalmente praticamente senza la combo queste tre chiamate sarebbero fatte nei punti 652, parliamo di metri, 652, 657 e 720, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che senza la combo il navigatore fa la chiamata quando la macchina passa in questi punti qui. Con la combo Navigator ha considerato che queste due note qui, ok, potevano essere tranquillamente accorpate a questa chiamata di dosso e quindi la chiamata è diventata, diciamo, anziché fare tre chiamate, se ne fa una sola qui, ok? Quindi se voi andate ad editare le note singole, vedete che ognuna è ancora editabile separatamente. Infatti, se voi editate questa, vedete soltanto un piccolo dosso. Ok. Però, appunto, essendoci la combo, in questo caso qui è venuto a formarsi una chiamata di tre note combinate. Allora, cosa si può fare? Allora, intanto la combo ha lo scopo di darvi una visione della strada avanti, prima che, ecco, arriviamo al punto e prima che sia troppo tardi per poter fare la chiamata. Come funziona la combo? La combo funziona guardando avanti un certo numero di metri,
diciamo 80, 90, 100 metri, e guardando le note che ci sono dopo. Se il programma vede che le note che ci sono dopo rientrano in quel numero di un certo numero di metri, bene, allora fa il ragionamento che fareste probabilmente anche voi. Cioè dice, beh, queste note sono abbastanza vicine, perché non le raggruppiamo in una sola? E a quel punto forma la combo. Non sempre formare la combo si rivela la scelta migliore, talvolta origina un po' troppo anticipo sulla nota, sebbene vada bene nella stragrande maggioranza dei casi, però qualche volta magari potremmo non volerlo. Allora, quando non lo vogliamo, quando vogliamo togliere una nota dalla combo, facciamo tasto destro e diciamo remove from combo. Ecco, allora remove from combo, in questo caso sono andato a rimuovere questa curva dalla combo, e quindi vedete, facciamo annulla per vedere la situazione precedente. Ecco, le chiamate adesso sono così. Prima era arrivati sul dosso, vi diceva dossetto 70 accenno destra. Ricordiamo che possiamo fare tasto destro listen, Dossetto ascoltare. 70, accenno destro. Ok, quindi abbiamo questa chiamata qui. Una volta arrivati, diciamo che praticamente avviene 138 metri prima del dosso. Okay, questo meno 138 rappresenta il punto di chiamata. Mentre togliendo la nota dalla combo, cosa succede? Succede che al dosso abbiamo soltanto dosso, la chiamata di dosso 70, e poi 165 metri prima della destra 6, questa è una destra 6, abbiamo accenno a destra su dosso 100, quindi vedete che diciamo qui si è formata un'altra combo. Quindi voglio dire, torniamo un attimo indietro, questa cosa ripeto va capita bene. Vedete che togliendo questa curva qui dalla combo, in realtà questa si è formata un'altra combo, perché questa destra 6 è diventata l'inizio di una nuova combo. Quindi praticamente il software ha ragionato in questo modo qui, no? Allora io faccio remove from combo, bene, la destra 6 sparisce da questa combinazione qua, ma diventa l'inizio di una nuova combinazione, dove c'è appunto la combinazione dell'accenno destro sopra dosso, perché dopo c'è un dosso, e poi l'allungo 100. Ok? Quindi abbiamo una nuova, si è formata una nuova combo ancora. E così via. Quindi naturalmente noi possiamo controllare tutto quello che vogliamo. Quindi se questo allungo noi non lo vogliamo, diciamo no, è troppo presto per chiamare questo allungo, va bene, remove from combo, e rimuoviamo anche l'allungo dalla combo. Quindi questo sarà qualcosa che poi possiamo magari registrare un video, e possiamo poi andare a fare le scelte che più ci piacciono. Ok? Magari comunque vi andrà bene il comportamento predefinito di Navigator, quindi diciamo, non ci saranno così tante modifiche da fare. Ci sono però dei casi in cui il vostro apporto come beta tester è davvero prezioso, perché ci sono dei punti dove, vediamo se lo trovo a occhio adesso, ecco dove, nonostante sembri che sia tutto ok vedendo i punti di chiamata, perché qui cosa vediamo? Qui vediamo che nelle note originali c'era un occhio, attenzione, poi c'è un
indosso qui in realtà questa chiamata di questo è un due tempi, però questo due tempi sostanzialmente è un'imprecisione perché si riferisce a due dossi praticamente, ok? Quindi c'è cioè qui probabilmente questa attenzione è dovuta alla strada sconnessa, così era nelle note originali. Io vi ricordo che nelle note originali la chiamata di attenzione spesso viene utilizzata in presenza di strada sconnessa. Quindi in molte note io ho trovato la chiamata di attenzione che indica in realtà strada sconnessa. Quindi queste note qui, ecco, diciamo, queste chiamate qui di attenzione possono essere rimosse tranquillamente. Allora, il software adesso non sa che cosa vuol dire questo punto esclamativo, questa attenzione, ma se voi andate a farvi lo stage, vedete che arrivato in questo punto, questi punti esclamativi indicano delle sconnessioni. Cosa succede però? Che utilizzati nella combo, questi danno origine a una nota strana, cioè se voi andate ad ascoltare, sentite questo. Dosso, ancora, occhio, due tempi, occhio. Ok, allora questo occhio due tempi, occhio completamente inutile chiaramente, ma questo il software purtroppo non lo può sapere perché non può entrare nella testa di chi ha fatto le note originali. Quindi qui ci vuole comunque un intervento umano perché poi questa sequenza di note causa poi il ritardo di una chiamata che è questa della curva 90 subito dopo. E questa è praticamente fatale perché qui venite da un rettilineo dove state sicuramente a palla, flat out, state a tavoletta, state correndo come i dannati e all'improvviso vi trovate questa curva a 90 a sinistra e la chiamate è in ritardo ed è in ritardo soprattutto a causa di queste chiamate qui che non servono a niente. Ok, quindi dobbiamo decidere come fare questa chiamata. Allora, qui voi mi potete dire: ok, ma il tuo software intelligente non potrebbe accorgersi che questa chiamata sta troppo in ritardo e poi andare quindi a semplificare le sì, in realtà. Non c'è un motivo per cui non potrebbe farlo, però è anche vero che siccome abbiamo dei generici attenzione, noi non sappiamo in quel punto cosa esattamente le note stavano cercando di dirci, ok? E di conseguenza l'intervento umano in questo caso è abbastanza indispensabile. Però, insomma, ciò non toglie che magari si potrà adottare uno stratagemma per fare in modo che appunto questa curva non venga ritardata più di tanto. Perché ripeto, perché si fa il beta testing? Si fa per questo, perché lo scopo finale, siccome questi algoritmi sono abbastanza complessi, lo scopo finale è quello di arrivare ad un algoritmo che va bene sempre, o almeno nel 99% dei casi. Adesso, se anche su uno stage di quanti chilometri sono questi? Sono tanti chilometri. Se anche ci sono due note in ritardo, ok, me le correggo a mano, non muore nessuno. Però, ecco, sarebbe l'ideale, sarebbe arrivare a una situazione dove questo non è necessario, dove mi posso a occhi chiusi, importare le note e andare tranquillo, ok?
Allora, a questo punto so che siete curiosi però di vedere come funziona. Allora, andiamoci a provare questo stage. Credo di averlo salvato ieri. Allora, una cosa che non vi ho detto, anzi, ve l'ho detta, ma ve l'ho detta un po' di fretta, è che non siamo costretti a salvare nel formato originale, ma possiamo anche direttamente mettere il punto .ini importato da RBR nella cartella log e Navigator lo caricherà e lo caricherà praticamente al bisogno. Basta che sia semplicemente un file nominato con il codice dello stage, quindi si deve chiamare 99.ini ed essere posizionato nella cartella giusta, vale a dire la cartella RBR Pro Addons Navigator Logs, questa qui dove ci sono tutti i log. Praticamente, quando voi partite sullo stage, Navigator va a cercare un file qui dentro. Lui cerca prima il CDRV log, cioè cerca prima il suo formato nativo. Se non lo trova, però va a cercarsi un punto .ini. Quindi cercherà prima 99.CDRV log. Se non lo trova, cercherà il 99.ini e nel caso in cui trova il punto .ini, lo importa. Quindi potete semplicemente salvare i file esportati da RBR in questa cartella e funzionano, insomma. Ecco, diciamo. Poi, in seguito, magari ve li convertite nel formato nativo. Allora, quindi qui già abbiamo il 99.cdrvlog, quindi ci possiamo andare a fare un test sulla Z-Verice. Quindi facciamo partire. Ah, ormai il barum credo che sia finito. Stasera finisce alle 21:59. Sì. Cioè alle 23, 5, alla mezzanotte in pratica. Allora, io lo sapete, uso il VR e tra l'altro, ecco, una delle comodità di Navigator è che potete continuare ad usare il VR. Allora, adesso c'è la musica che disturba tutto, quindi andiamo a toglierla. Perfetto, non c'è più la musica. Oh. C'è bisogno di una musica più rilassante. Questa RBR però. Questa è bella, ma alla lunga. Dicevo, potete continuare a usare il VR. Quindi, farvi togliere le cuffiette, farvi mettere il mio visore. Perché il PaceNut plugin non si può utilizzare in VR, questo è un limite. Andiamo sulla Z-Verice. Ah, una cosa che non vi ho detto è che come tester e anche non come tester dovete sapere che Navigator funziona con la telemetria, quindi quando voi installate un codriver basato sul Navigator, automaticamente lui capisce che deve attivare la telemetria. E attenzione però che se voi non lo sapete e l'andate a disattivare, ok, vedete che adesso la telemetria che sarebbe questa UDP telemetry, c'è cioè bisogno di questa attiva. Se voi premete il tasto U e disattivate la telemetria, addio Navigator, cioè non funziona più. Quindi sappiate questa cosa. Quindi andiamo a farci il giretto sulla Z-Verice e testiamo le note così come sono state importate.
Io però ho disattivato il VR, quindi vuol dire che sto che ecco, vabbè. 3, Pare 2, vedere, sì, infatti 1, avevo disattivato. sinistra Vabbè. 5, 100. Allora devo usare. Userò il monitor, vabbè. Non ci so guidare, non ci so guidare neanche. Rossetto, accenno destro, sinistra 5, lunga, destra 5, 170, rossetto 70, accenno destro, sul dosso 100, occhio 50, curva 90 a sinistra, sul dosso 70, due tempi, in destra 2, chiude, rossetto Questa 150. dà ritardo. Dosso 100, sinistra 5, sul dosso 70, occhio sinistra 3, non tagliare, sul dosetto 70, sinistra 3, sul dosetto e destra 5, sul dosetto e sinistra 5, destra 4, dosetto 100, accenno destro 70, dosetto, destra 5, 70, accenno sinistro 100. Sinistra 4 mezzalunga, chiude. Destra 3, 70. Sinistra 5, non tagliare, accenno sinistro. Dosso 120. Dossetto, ancora in sinistra, 220. Io non so come fate a giocare col monitor, ma purtroppo io, una volta che mi sono abituato in VR, proprio non ci riesco. Allora, cosa potete fare per... Oh, intanto fatemi attivare il VR perché altrimenti io non riesco a farvi la demo, perché non riesco a guidare. Allora, andiamo a perfetto. Naturalmente quello che avete sentito è il Navigator. Siamo anche dal fatto che qui queste lineette verdi sono avanzate per segnarci il punto. Per segnarci l'avanzamento, quindi eravamo arrivati qui alla nota 55. Questo sistema qui lo potete usare per andare a capire che cosa cambiare, ok? Magari è da sbattere. Ecco, per esempio, diciamo subito era chiara il fatto che la chiamata qui della curva 90, siccome veniamo da un rettilineo veloce, quantomeno sarebbe carino, diciamo, avere un molla. Dunque, qual era? Era questa qui, dovrebbe essere la 15, che ci fa rallentare, perché altrimenti corriamo il rischio di entrare in questa curva a 90 troppo veloci. E quindi già per esempio qui. Allora, qui abbiamo un... Ok, qui c'è un'attenzione, però magari questa attenzione, se noi lo sostituiamo con un molla, è molto più efficace. Ok? E quindi una volta che schiacciate questo tasto qui e applicate, se... Abbiamo applicato, sì. Ok, sì. Perfetto. Allora, l'attenzione è diventata molla e quindi la chiamata è questa qui. Ascoltiamola un attimo. Perché due tempi poi? Cos'è due? Ah, due tempi perché in realtà è riferito a questo dosso doppio qui.
Quindi anche qui questo due tempi sicuramente è confusionario, quindi lo possiamo segare. Ok. Ok, salviamola. Perfetto. Ok, allora arriviamo al punto dove oh, finalmente. E non c'ho più l'audio, ce l'ha con me oggi. Ecco. Ma alcune volte lo fa, eh. Cioè non mi passa l'audio sul visore poi dopo. C'era qualcosa che non andava, evidentemente. Vediamo se adesso ce l'ho. Perfetto. E vedete che questa sinistra 3 io diverse volte l'ho fatta e qui se non ci entrate alla velocità giusta, cioè questa sinistra 3 è brutta, cioè è, diciamocela tutta, è proprio brutta. Allora, la vogliamo chiamare brutta o no? Perché se no qui, eccola qui. Allora, vado qui e ci aggiungo un brutta, molto facile, ok? Quindi non dovete fare altro che selezionare la curva, andare qui, scrivere una B e lui automaticamente vi propone bagnato, buca, buca fuori, buca, brutta, ok? Brutta gira, ok, brutta gira, ci piace di più. Ma dai, non è che poi gira più di tanto, dai, è brutta e basta, dai. Bene. Doppia attenzione.
meglio di sì. Ok, quindi salviamo. Perfetto. Adesso l'ho buttata lì a caso la modifica della nota, però sarebbe da ragionarci molto di più. Insomma, poi chiaramente la bellezza di Navigator che vi dà la possibilità di personalizzarvi le note, e quindi ognuno poi andrà a mettere la cosa che gli piace di più. Esagerato. Ah, ho sbagliato. Ho modificato quella sbagliata. Ecco, perfetto. Allora, questo è proprio il punto che vi dicevo prima, cioè dove siamo arrivati qui. E qui c'è quel casino che vi dicevo prima, cioè questo occhio, due tempi occhio, va assolutamente tolto. Perché se no vi ritarda la chiamata della curva 90 sinistra e fate la brutta fine. E quindi anche questo due tempi si può tranquillamente togliere. Ricordate che tutto quello che è verde è aggiunto, e quindi può tranquillamente essere eliminato. Quindi qua ci possiamo scrivere, qui abbiamo 70 metri dopo questo rosso, e quindi già qui possiamo dire molla.
Mentre la chiamata che ho modificato prima, quella della destra 3, ho modificato quella sbagliata, evidentemente, perché c'erano due possibile sinistra 3, scusate, non destra 3, infatti ce ne sono due. E quella brutta era la prima, non la seconda, quindi questa qui, ok. Ok, va bene. No, non così. C'è un non tagliare e noi prima del non tagliare aggiungiamo brutta. Ok. Dobbiamo. Perfetto. Io sta destra, sta curva la chiamerei 3 me. Dio, l'ho persa, ok, non devo parlare, anche questa è brutta, eh. Bene. E anche qui senza una chiamata opportuna facciamo una brutta fine perché avete visto che quella a destra 3 è veramente brutta, non si vede e quindi è nascosta e facile che ci entri troppo veloce. Qual era? Era questa, credo. Ok. E qui solita cosa ci mettiamo molla al posto del generico occhio perché se no si capisce una sega.
Ecco, questa poteva essere vabbè, ok. Allora, non so voi, ma a me le note sulla prima parte mi hanno veramente salvato, cioè perché il molla detto al punto giusto assolutamente ti salva. Allora, dunque, questo era un po' per farvi capire come si modificano le note. Attenzione però che allora, mettiamo che la prima, quella destra, cos'era? Questa curva 90, ecco questa sinistra 3, la vogliamo chiamare meno, ok, andiamo a diminuire l'angolo, oppure possiamo dire brutta chiude, cioè ci sono diversi modi, non ce n'è uno solo di fare una chiamata, chiude questo, chiude. Ok, possiamo dire così, possiamo mettere un molla qui prima per evitare di entrarci troppo veloci e via dicendo. Quello che dobbiamo evitare invece di fare, è importante capire questo, è andare a andare a fare questo. Praticamente voi avete, credo, già capito che i tag verdi sono quelli aggiunti da noi, mentre quelli bianchi vengono calcolati. Ok? Cioè praticamente il programma li genera da soli. Vale a dire, praticamente vedete che la difficoltà io non la imposto per grado, ma la imposto per angolo. Quindi se io diminuisco l'angolo della curva, diminuisce la difficoltà e così via. Quindi praticamente quello che bisogna evitare di fare è di fare troppe personalizzazioni, perché tanto diciamo non tutte le personalizzazioni portano a note che poi sono chiamabili da tutti i co-driver. Vale a dire, se noi usiamo una personalizzazione che è troppo tipica di un co-driver italiano, adesso non me ne viene in mente una, però ecco, per esempio potrebbe essere, attento qui, comunque ci sono, diciamo, i co-driver consentono l'utilizzo di chiamate che sono molto personali e che praticamente sono poco standard. Questo vuol dire che quando voi andate a dare le note a un'altra persona, quella ci applicherà sopra il suo co-driver e non riuscirà più a... cioè quella chiamata sparirà, non verrà tradotta. Bisogna tenerlo presente, quindi le note possono, cioè ci sono un sacco di
di cose che possono essere utilizzate, un sacco di riferimenti, eccetera, eccetera, ma alcune chiamate vanno evitate. Sono quelle che ve ne accorgete facilmente perché sono chiamate che sono troppo tipiche di un certo stile, diciamo. L'altra cosa che bisogna evitare è questa, cioè vedete qui avete delle caselline che vi consentono di prendere il controllo di determinate cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente anziché praticamente, ecco, se voi questa congiunzione qui, okay, questo in è autogenerato, ma se voi volete prenderne il controllo, cioè e mettere un'altra cosa, voi dovete cliccare su questa casellina qui e a quel punto avete la possibilità di andare a mettere un'altra congiunzione o qualcosa. Vediamo se. Ok. No, scusate, links, non attributi. Ok, vedete. Links, praticamente quando io prendo il controllo delle congiunzioni, il lin sparisce. Quindi ve lo faccio rivedere. Questo è. Ok. C'è lin, clicco qui e non c'è più lin. Cosa vuol dire? Non c'è più lin? Vuol dire che magari ho la possibilità di andare a metterci la congiunzione che voglio io. Cioè, per esempio, e. Ok. Questa cosa qui va evitata come la peste, perché anche se sì, c'è la possibilità di farlo, però questo se c'è questo in, io vi ricordo che è perché è stato calcolato che la distanza tra questo dosso e questa curva era tale da richiedere un in e non un e. Quindi questa cosa il programma ve la lascia fare, ok? Però non avete fatto la cosa giusta. Ok, quindi va evitata. Adesso sto facendo a nulla, che si può fare anche con Ctrl Z, ok? Bene, un'altra cosa che va usata proprio col contagocce è il controllo del punto di chiamata, cioè se voi volete anticipare una certa chiamata, molto spesso l'anticipo e il ritardo di una certa chiamata non è dovuto al fatto che il programma non calcola bene il punto di chiamata, ma è dovuto all'accumulo di note che non ci devono essere sostanzialmente. Allora, se voi vedete una chiamata in ritardo, la prima tentazione che viene dice: ok, vado qui, questa chiamata sta troppo in ritardo, allora vado qui, sblocco il controllo del punto di chiamata che è bloccato proprio per impedirvi, cioè per non invogliarvi a modificarlo così troppo facilmente e me la sposto in avanti, cioè questo controllo sta questa modifica sta dicendo di anticipare la chiamata di 1,2 secondi rispetto al normale. Bene, questo si può fare, ma non è il 99% delle volte non è la cosa giusta da fare, ma piuttosto dovete capire perché la chiamata sta in ritardo, cioè lasciate perdere questo, lasciate il catenaccio qui e cercare invece di capire perché la chiamata sta in ritardo. Per esempio, in questo caso qui ci siamo resi conto che la chiamata stava in ritardo non perché fosse in ritardo lei, ma perché c'erano più note prima che non ci dovevano essere. C'erano quegli attenzione, due tempi, eccetera, eccetera, che erano completamente fuorvianti e causavano il ritardo della chiamata. Quindi la correzione che dobbiamo fare non è andare a anticipare quella chiamata, ma piuttosto eliminare le chiamate che non ci devono essere. Ecco questo. La correzione della lunghezza invece è qualcosa che si può tranquillamente fare, però anche qui questa va fatta, ecco, a ragion veduta, perché per esempio questa curva qui,
sta tra questo dosso e questo a lungo, bene, questo 35 metri è stato calcolato nel senso che è là, appunto, la distanza tra questo dosso e questo a lungo, che vuol dire che questa curva è lunga 35 metri. Se noi adesso andiamo a accorciarla o allungarla, così a piacimento, causeremo una modifica della nota, quindi ci potrà essere, se c'è una curva dopo, potrà essere aggiunto un in, perché cosa vuol dire? Vuol dire che se io sta curva la vado a accorciare a 15 metri, avrò un 15 metri di distacco tra questo e quello che viene dopo. E se dopo, adesso ce l'allungo, ma se dopo, puta caso, c'era un'altra curva, poteva essere aggiunto, anzi sarebbe sicuramente stato aggiunto un in, ok? Che magari era sbagliato. E quindi attenzione a fare la modifica della lunghezza così, diciamo, senza consapevolezza di quello che state facendo. L'importazione della telemetria sarà un ulteriore aiuto in questo senso, perché potrà determinare meglio la lunghezza di ciascuna curva e quindi aiutare a raggiungere quelle chiamate di in e per che così dalle note importate dal BTB non possono essere determinate. Perché io vi ho spiegato che c'è un calcolo, però questo calcolo si basa sulle informazioni che ci sono. Alcune informazioni non ci sono, per esempio, se questa curva effettivamente è lunga 35 e lunga 15, qui non lo sappiamo soltanto in maniera indiretta, cioè lo sappiamo dal fatto che c'è un allungo dopo, e quindi però in alcune circostanze. La lunghezza effettiva non è nota, e quindi diciamo, l'importazione della telemetria può aiutare sicuramente Navigator a capire quanto veramente è lunga la curva e quindi quale congiunzione effettivamente andare ad utilizzare. Una cosa che credo che è emersa da questo giro di test che abbiamo fatto in diretta, è che questa chiamata di due tempi che viene trovata spesso quando ci sono due o più dossi consecutivi, sicuramente, diciamo, tante volte porta a dei ritardi. Può essere evitata, e quindi magari allora credo che diciamo, poi andrò a correggere l'algoritmo per fare in modo che nel caso di dossi consecutivi non venga aggiunta questa chiamata, perché è rischiosa. Ecco, casomai, ecco, l'aggiungiamo a mano. Qui c'è un doppio dosso e quindi qui si genera questa chiamata due tempi, però in realtà questo succede perché il navigatore non ha una chiamata di dosso doppio, c'è una chiamata di credo che sia serie di dossi generica, quindi dos, vediamo se c'è dosso DSS, ok, ma non c'è dosso doppio o serie di dossi, non c'è niente di tutto ciò. Di conseguenza, questo 2x qui non indica due tempi, ma indica che cioè non indica una curva in due tempi, ma indica una presenza di due dossi. Questo tenetelo comunque presente. Bene, allora, direi che ci possiamo fermare qui. Ci sono tante altre cose da dire, però, insomma, quelle che abbiamo detto in questa diretta qui sicuramente sono sufficienti a farvi fare parecchio esperimento con le note. Se
Sì, vabbè, ok, non voglio aggiungere troppa carne al fuoco, per cui fermiamoci qui per oggi e faremo un'altra diretta di approfondimento domani, ok? Quindi ciao ciao a tutti, un abbraccio, ci vediamo presto.